Questa mattina parliamo di, non solo di attualità, ma approfondiamo soprattutto uno dei temi più rilevanti, ecco, del nostro sport, quello che riguarda la cura dei piedi e nel dettaglio il lavoro del maniscalco. E noi siamo andati a Tor Vaianica a conoscere uno dei professionisti del trotto da questo punto di vista, ma non solo, in compagnia di Elena Scalco, che salutiamo. Ciao Elena, buongiorno. Dove ti trovi innanzitutto? Ciao Gabriele, buongiorno. Sì, siamo a Tor Vaianica, siamo in una delle scuderie di Lucio Becchetti. Siamo venuti qua per conoscere un personaggio che fa un mestiere bellissimo, ma veramente difficile, che però è fondamentale nel lavoro vicino ai cavalli. Ora ve lo presento. Buongiorno Augusto. Ciao Elena, buongiorno a tutti. 1971, Augusto Cocco, classe? classe di ferro. Classe di ferro. E quindi maniscalco dal... quasi 40 anni, nonostante ce n'ho 52, perché comunque sia ho iniziato nell'86, per cui. Quando c'era ancora Tor di Valle aperta. Ho Ecco, hai toccato un tasto toccato un dolente, tasto sì, comunque sì, dolente. quando c'era Tor di Valle, sì, assolutamente. A questo punto però, quindi eri proprio ragazzino. Sì. Quindi a questo punto mi viene spontanea la domanda. Perché il mestiere del maniscalco, così giovane? E qui ecco il motivo del mio inizio da giovane. Non mi andava di Ecco, studiare, mettiamola così. perfetto. Figlio di papà che faceva il guidatore, aveva scuderia, per cui come tutti i miei coetanei volevo andare a fare il guidatore anch'io. E allora ho detto a papà, basta, mi sono stufato di andare a scuola, vengo a scuderia e faccio il guidatore come te. Mio padre, per cercare di convincermi a continuare gli studi, mi ha detto, dice no, adesso questi 2 mesi d'estate vai a lavorare nella bottega di un artigiano, di un maniscalco, il mio maestro Claudio Torcè. Maniscalco storico di Mazzarini e di tante altre scuderie a Tor di Valle, e ho iniziato questi 2 mesi, 3 mesi d'estate lì, durissimi, faticosissimi. I miei amici andavano a mezzogiorno, andavano al mare, io stavo ancora a lavorare. Il lunedì si Avevi 16 andava, anni, mi dicevi. sì, Quindi insomma, anche proprio per... non mi andava, ero già pronto a smettere. Poi, dopo un caso fortuito, ho fatto sì che io proseguissi perché. Sempre il fatto di essere giovane ti monti la testa. E il mio maestro è stato bravissimo, mi ha fatto ferrare un cavallo per svariate volte tutto da solo, un cavallo, posso anche ricordare di chi era, della scuderia di Barberini, e lo faceva il figlio di Fausto, e questo cavallo ha fatto 4 vittorie consecutive. E io, cioè, non è che il merito era mio, erano 4 ferri messi normalissimi sotto poi l'insegnamento, ripeto, di Claudio. Però il cavallo fare 4 primi, io avere 16 anni, e quindi ho detto Hai iniziato con il botto io sono nato per per fare fare il questo, mi sono maniscalco. subito montato la testa, però è stato un bene, perché poi ho proseguito, Claudio è stato un ottimo maestro, sono stato 4 anni con lui e mi ha insegnato tutto e anche abbastanza in fretta, perché tanti miei colleghi sono stati, come si dice in gergo, a ribattere i chiodi per anni, mentre lui mi ha fatto ferrare i cavalli abbastanza in fretta, è Spieghiamo stato cosa molto vuol dire bravo. ribattere i Hai ragione. chiodi, perché Allacciare è le un scarpe, gergo. allacciare le scarpe, mettiamola così, tu metti il ferro al cavallo e poi gli allacci le scarpe, poi dopo vi È una farò vedere. rifinitura, la rifinitura finale di un lavoro già iniziato. Quindi, insomma, molto giovane, partenza con il botto per un mestiere molto difficile, anche a volte sottovalutato, però, è fondamentale nella vita agonistica di un cavallo. In questo caso parliamo soprattutto di cavalli da trotto. Parole sante, Parole perché sante. Mi dà adesso ragione, è una sì, cosa molto no, difficile. perché è una mia battaglia, guarda. Allora, adesso come tutti sapete, molti cavalli corrono scalzi e quindi Senza ferri, eh? tante persone dicono: ah, vabbè, ma corre senza ferri il cavallo, il maniscalco a che serve? È ancora più importante di quello che corre con i ferri, perché durante l'attività giornaliera, durante il riposo, durante l'allenamento, il cavallo deve essere ferrato e ferrato bene, perché quando poi leva i ferri non deve avere problemi di andatura, non deve avere dolore ai piedi, non deve avere dolore alle gambe, e questo lo fai con la ferratura. Questo perché vi spieghiamo, i cavalli, voi vedete magari solo la corsa, in realtà c'è un lavoro giornaliero, mattutino, molto molto importante. I cavalli escono tutti i giorni, lavorano tutti i giorni, fanno jogging, fanno
quello che si può definire lavoro di routine. La corsa è l'atto finale. Dietro il risultato dell'atto finale, spesso e volentieri ci siete voi maniscalchi. Sì, in collaborazione con tutto, certo, lo staff, logicamente. Certo, ovviamente, perché noi tendiamo sempre, ci ricordiamo degli allenatori, dei driver, dei fantini, degli artieri che lavorano vicino ai cavalli tutti i giorni, ma c'è anche il maniscalco tutti i giorni. Io amo questa donna, ve lo dico, perché a questo punto... No, è vero, non viene citato spesso il maniscalco, però io ritengo che sia, non perché è il mio mestiere, ma ritengo che sia importantissimo, perché la base del cavallo sono i piedi, e se stanno male quelli, di conseguenza sta male tutto quanto il resto dell'animale. Certo, mi dicevi che fondamentalmente è come avere un paio di, come se tu, io e te andassimo a correre e abbiamo un paio di scarpe che ci fanno male, per un motivo o per un altro, che sono strette, sono larghe. I calciatori stessi si allenano con delle scarpe e poi quando vanno in campo mettono gli scarpini molto stretti, chiodati, molto particolari, mentre in allenamento probabilmente sono più lenti, hanno un altro tipo di grip, e il cavallo è la stessa identica cosa, non può avere la stessa scarpa, cioè, ci sono tanti cavalli che hanno la stessa scarpa per correre e per riposo, però rendono di più quando hanno la scarpa adatta per correre. Vedi, anche lui vuole sì, anche lui vuole, giuste, esatto, sì, vuole le scarpe giuste e vuole entrare nel nostro collegamento. Noi in realtà è l'ora della pappa e quindi cominciano a essere un pochino, cominciano a pretendere. Io prima, parlando, diciamo, fuori onda, ti ho detto, lo definisco un mestiere pesante o difficile fisicamente, ma anche mentalmente. Beh sì, non devi essere solo le braccia, devi essere anche la testa, perché non solo per soddisfare le richieste dell'allenatore o di chi si cura del cavallo, che logicamente ti spiega il problema, ma per ovviare a questo problema, quindi devi avere l'intuizione giusta, devi avere la forza di poter parlare con l'allenatore, con il guidatore, che sicuramente sono persone molto carismatiche, e quindi tu devi avere la forza di potergli dire: guarda, è il caso di mettere questo ferro anziché quest'altro, perché tu da sotto al cavallo hai un'impressione, l'allenatore da sopra ce n'ha un'altra, quindi la collaborazione fra questi due personaggi fa sì che poi ottieni il risultato migliore. Non posso decidere io da solo, ma non può decidere neanche l'allenatore da solo, secondo certo, me. Certo, prendetevi conto, appunto, come dice Augusto, che l'allenatore magari fa prova a questo cavallo, scende e dice: secondo me, non lo so, è zoppo a sinistra, secondo lui è zoppo a destra, bisogna mettere insieme due occhi e due teste. Più che zoppo a sinistra e zoppo a destra, perché è zoppo? Perché è zoppo? Può essere bravo, zoppo perché ha un dolore a una spalla, allora interviene il veterinario e io posso fare il giusto. È zoppo perché parte dal piede, può avere un appiombo sbagliato, quindi messo storto, può avere un ferro troppo corto, può avere una miriade di problemi. Spieghiamo che cos'è anche l'appiombo, chi non sa, perché è una cosa fondamentale in realtà. Beh, l'appiombo è il... anche noi abbiamo un appiombo, no? Eccoci qua, cioè se io cammino mettendo il piede storto ho un appiombo sbagliato, se io cammino dritto, perfetto, in asse, ecco, l'appiombo è il cavallo che sta in asse con tutta l'ossatura del corpo, diciamo. Quindi capite quanto è difficile, perché lui li vede i cavalli da terra, ascolta quello che gli viene riportato da chi c'è sopra e poi tocca spesso, diciamo, arrivare a una conclusione. Infatti spesso li andiamo a vedere anche far prove i cavalli per avere un occhio anche noi del lavoro che sta effettuando, perché tante cose le vedi anche meglio da terra piuttosto che da sopra al sulchi, che da sopra al calessino, quindi anche perché è importante poi anche quello. Insomma, nel trotto, ora siamo in una scuderia di cavalli al trotto, ci sono tantissimi tipi di ferri che possono veramente risolvere o acuire un problema. Guarda, non me ne vogliono i miei colleghi delle altre discipline sportive, parliamo sempre di cavalli. La ferratura al trotto è quella più difficile perché è quella più ampia, ha più soluzioni, come dicevi tu adesso, è piena di tipologie di ferri. Lo stesso ferro lo puoi mettere in mille modi diversi, è molto importante la misurazione dell'angolo, la lunghezza del piede, quindi parliamo di usare un goniometro, un calibro, parliamo di millimetri, per cui di grammi di peso di una ferratura piuttosto che di un'altra, per cui è una cosa complicatissima. Se tu sai ferrare bene un cavallo al trotto,
con i dovuti insegnamenti per ferrare certo. anche nelle altre discipline, sei in grado di ferrare bene anche un cavallo nelle altre discipline. Al contrario è più complicato, devi fare un po' più di tirocinio, mettiamola così, un maniscalco, ripeto, si arrabbieranno i miei colleghi, ma un maniscalco che viene, non so, dai cavalli da salto, è in grado di ferrare un cavallo al trotto, ma deve stare un pochino più appresso a un maniscalco trottatore, chiamiamolo così, perché certo. è più complicato. Cioè, rendetevi conto che lui ha parlato di grammi. Cioè, c'è una, nella prestazione sì, sì. di un cavallo possono incidere i grammi di peso che lui ha sui suoi piedi. Cioè, se vuoi aggiungo una cosa, i grammi pure da quale parte li metti? Perché tante volte sulla punta, sul tallone, sull'interno, sull'esterno. Possiamo dire che è come settare una macchina da corsa. Sì, bravissima. Sì, 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 è vero, è vero. Quindi, non ci avevo mai pensato a hai questo. Hai visto? Questa ce la possiamo rivendere. Io ho sempre fatto l'esempio sui calciatori che levano le scarpe da ginnastica e mettono gli scarpini, questa ci azzecca di più. Questa ci azzecca di più. Sì. Hai visto, ti ho dato una buona idea da rivendere. Ti sto imparando. Hai visto, mi sto imparando. Quindi, insomma, come avete potuto capire, è un mestiere veramente difficile per tanti punti di vista, anche dal punto di vista del rischio, perché comunque insomma sei letteralmente sotto il peso di un cavallo, 500 kg parliamo. Tutti questi grammi, questi millimetri, quindi queste cose che devi guardare con un occhio chiuso e un aperto, le fai sotto appunto un cavallo che non è il cavallo di Troia che è di legno e sta lì e non si muove, è un cavallo vivo e vegeto che quindi nel migliore dei casi è un cavallo che sta lì bravo e comunque un po' si muove. Certo. Nei casi, ecco, come questo periodo dell'anno, adesso stanno per arrivare i puledri, quindi nell'ambito trottistico parliamo delle lettere G, cominci a fare le prime ferrature, quindi le prime ferrature a un cavallino piccolo che non se le vuole far fare perché non l'ha mai fatto, sono molto complicate a livello di fatica, di concentrazione, devi certo. essere molto più veloce, la ferratura ha i suoi tempi, ci vuole tempo a ferrare un cavallo. Ovviamente è una cosa difficile, come abbiamo detto, sotto un miliardo di punti sì. di vista, veramente un miliardo, rischioso, bisogna stare attenti, lavori con un animale, è però un lavoro bellissimo. Ah, dà un sacco di soddisfazioni, tante, 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 tante. E per assurdo dà più soddisfazione il cavallino discreto che il campione, perché il campione è il campione. Facciamo l'esempio di tutti, Varenne era Varenne, io non l'ho mai ferrato, non ho mai avuto la fortuna, all'epoca ero a lavorare in Toscana, però Cristiano Ronaldo, Varenne, Maradona sono loro, quando tu invece fai diventare da corsa un cavallo che è un cavalletto, diciamo così, la soddisfazione è maggiore, mo sembra una stupidaggine ma è così. Anche perché, ora vi svelo anche questo retroscena, Augusto viene tutte le giornate di corsa a Capannella, Augusto è presente, essendo il maniscalco di fiducia da tanti anni di Lucio Becchetti. Sì, di Lucio Becchetti, di Gabriele Quarneti, di svariati allenatori. Io vado lì per i miei clienti, perché insomma è bene che ci sia, io sono geloso dei miei cavalli. Giustamente. Non mi va che ci metta le mani un altro, poi sempre rispettando i miei colleghi. Poi può capitare, perché puoi avere un altro impegno, puoi avere un raffreddore, quindi ci sta che una volta ti vuoi riposare, certo. perché c'è anche quello. Però voi non sapete, tu me lo confermerai, quante volte può cambiare idea un allenatore alle corse dopo la prima uscita del cavallo. Perché dopo dopo il warm-up, sì, esatto, sì, sì, sì. magari ha deciso di ferrarlo A, torna, chiama Augusto, no Augusto, cambiamo tutto completamente da zero. Quante volte è successo? No, quante volte non è successo facciamo prima. Sì, esatto. Succede. Beh, però è, cioè, anche questo è parte del gioco, insomma. Uno cerca sempre di fare il massimo, di ottenere il risultato migliore e quindi è giusto che sia così. Ecco perché vado là, devo starci io. È sempre presente. Non fanno le corse se non ci sono. Esatto, io. Non si aprono le cancelle, no, Capannella, l'autostarter non apre le ali senza Augusto. Se domandano, c'è Augusto? Ok, c'è Augusto, possiamo okay, partire. Allora possiamo partire. Ti faccio un'ultima domanda, Augusto, perché tu sei un maniscalco che gira il mondo, diciamo, perché viaggi anche e vai spesso in Svezia. Sì, una volta ogni mese e mezzo vado a ferrare dei cavalli, il 90% trottatori in Svezia.
La differenza tra gli allenatori, le richieste, la differenza di richieste tra l'allenatore italiano e l'allenatore svedese, c'è una differenza di ferrature, allora, come vogliono impostarle? Partiamo dal presupposto che ci sono anche piste differenti. Le piste svedesi, per quello che ho visto io, sono più performanti, hanno un altro tipo di fondo, soprattutto hanno le curve molto più aerodinamiche, con una pendenza migliore rispetto alle nostre. E quindi possono anche rischiare un po' di più. L'allenatore svedese mi chiede, rispetto all'allenatore italiano, molto più grip nelle ferrature, rischia molto di più nell'avere cavalli con un piede un po' più corto rispetto a noi italiani. Infatti i maggiori professionisti italiani ho visto che sono molto adeguati a questo tipo di ferratura. Faccio un nome per tutti perché in questo momento è il numero uno, Gocciadoro. Se voi guardate i piedi dei suoi cavalli, mi sembra che non siano cavalli con piedoni o con cose molto appariscenti. Il piede del cavallo da trotto, siccome ha i passaggi, vale a dire, rischia di darsi delle botte sulle ginocchia o dietro sugli stinchi, sui novelli, deve avere dei piedi abbastanza, chiamiamoli aerodinamici, anche se non è poi il termine giusto, e quindi troppo piede spesso non, troppo lunghi non è consigliabile. E loro usano molto grip, specialmente nelle ferrature posteriori, cosa che io qui in Italia ho visto che non fanno tutti, molto molto grip nelle ferrature posteriori, quindi il cavallo quando spinge, spinge in maniera molto importante rispetto al nostro. Quindi diciamo tu sei un fan del non levare i ferri dietro. Io personalmente sì, questa perché la sai, questa perché la so. Io sono un fan di non levare il ferro dietro perché a mio giudizio più hai grip, più il cavallo fatica meno quando spinge, più il passo è lungo, più il passo è lungo, più è veloce. È matematica, dici? Secondo me è matematica e inoltre più hai grip, meno fanno fatica anche nella spinta, quindi anche le crasselle si usurano di meno. Secondo me io l'ho visto con le ferrature, io l'ho visto sulla mia pelle, diciamo così, con i cavalli che ho ferrato. L'ultima domanda che ti faccio, consiglieresti a un Augusto di 16 anni nel 2023 questo mestiere? Domanda di riserva? Non ce l'hai, no, tocca questa. Allora, livello di passione. Allora, non so darti una risposta, che a livello di passione sono innamorato del mio mestiere, per cui sono innamorato anche quando mi arrabbio. Per esempio, ti svelo una cosa, io come tante persone non meno i cavalli, perché tanto ottieni il risultato opposto, non si mena i cavalli. Però quando stai sotto pressione, sotto il cavallo che ti fa patire per ferrarlo, magari gli dico qualche parolina di troppo, ok? Tanto lui non si offende perché non capisce. Una piccola lite, okay? Verbale. Però anche in quei momenti c'è tanto il risultato, devi far sì che il cavallo sta bene, quando entra un cavallo leggermente zoppo, esce dritto, per te è una soddisfazione, quando un cavallo certo. Lo migliori e vince o si piazza è una soddisfazione, quando è contento l'allenatore, il guidatore è una soddisfazione, quindi a livello di passione sì, però ce ne vuole tanta. Ce ne vuole tanta, perché ti ripeto, ti fai male, mi sono fatto male 7.000 volte. Sì, lo confermo, io c'ero. Io c'ero, quando mi è rimasto un chiodo attaccato al piede del cavallo, ma succede. E quindi a livello di passione ce ne vuole tantissima. A livello di lavoro, che vi devo dire? Mio figlio ha fatto fare un'altra cosa. Però perché non era, lui magari non era il tipo, però era portato per altre cose, infatti va benissimo dove sta, però ci vuole tantissima passione per fare questo mestiere. E purtroppo siamo sempre di meno, infatti. Siete sempre di meno, non c'è una scuola, non c'è più le botteghe, come l'hai chiamato Monte tu Giorgio, prima. Ci sta una scuola, ci stanno le scuole militari per i maniscalchi, però secondo me servirebbe la scuola della, appunto, la bottega. Come l'hai chiamata? C'era prima Tor di Valle, c'erano 5-6 botteghe storiche, uno più storico dell'altro, tutti che venivano da generazioni di maniscalchi. Io ho imparato appunto da uno di questi, da Torcè, e avevano senso, ha tirato fuori quelli che sono poi gli ultimi rimasti. Ma dopo, cioè, io dopo di me non so chi ci sta, dopo Franco che conosci, non Franco so chi Ciotola, ci sta. Quindi è un po'.
Un peccato. Decisamente un peccato. Gabriele, hai una domanda da fare al nostro Augusto? Ce n'ho sette, me ne sono segnate sette, però non so se facciamo in tempo, quindi partirei, diciamo... hai lo slot per una domanda. Una, e allora devo decidere bene perché ce ne sono alcune. Dai, concedimene un paio. Uno, quali sono i problemi che in genere si sottovalutano quando invece per un maniscalco sono importanti? Chi gestisce il cavallo magari a volte sottovaluta? Questa è la prima, puoi anche fargliela, poi passiamo alla seconda. Ti sente? Ti sento. Ah, perfetto. Allora, spesso sottovalutano il fattore dell'unghia del cavallo. Dico, guarda, questo cavallo ha l'unghia, diciamo, un pochino delicata, sarebbe il caso di prendere degli accorgimenti, ma adesso deve correre, per cui non modificarmi il piede. Queste sono cose che purtroppo, logicamente, loro vogliono la performance del cavallo, e io magari guardo un po' di più anche alla salute del cavallo, perché guardo in prospettiva, però questo è un po' in tutte le altre cose in questo mondo, mi pare che adesso cercano il risultato immediato, e questo purtroppo poi magari, ecco, tu vinci oggi la corsa, poi magari devi stare fermo un mese, e questo può succedere in tante situazioni, purtroppo accade spesso. Quindi è fondamentale la prevenzione. La seconda domanda riguarda gli aggiornamenti, cioè, mi spiego, rispetto, la cura del piede, certo. Rispetto a 30 anni fa, rispetto a 20 anni fa, rispetto a 10 anni fa, no? Magari qualcosa è cambiato. Quali sono stati i cambiamenti più rilevanti nel vostro mestiere e quindi anche come apporto al cavallo? E secondo te qual è un po', se c'è una misura che si può già prevedere per il futuro, cioè da che parte stiamo andando, quanto è possibile migliorare ancora questo mestiere? Allora, io ritengo che è molto importante anche il passato di questo mestiere, perché comunque il cavallo quello è e i piedi quelli sono. Però no, sono cambiate tantissime cose. Tanti anni fa i cavalli erano ferrati in maniera molto pesante, adesso vanno tutti quanti ferrati in maniera molto leggera, se non addirittura senza ferri. Ci sono dei ferri da riposo molto importanti che forse vedremo dopo, si chiamano Duplo o le rane, sono ferri particolari con delle tecnologie che prima non c'erano, erano impensabili, e quindi vanno avanti con i materiali, con la tecnologia, anche in supporto a noi maniscalchi ci sono delle situazioni che ci fanno lavorare molto meglio rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa, che poi dopo vi spiegherò, però sì, ci stanno tante di queste innovazioni. Il futuro, qui andiamo sempre più verso la leggerezza, non so, la velocità. Non so che cosa si inventeranno per avere dei ferri ancora più leggeri di quello che abbiamo, ma è un po' difficile. Ritengo che... Però ti sei sorpreso di aver visto dei miglioramenti? Non so quanto si potranno inventare. Allora, diciamo che se ragiono col cervello di 20 anni fa, sì, perché pensavo che era un mestiere che rimaneva lì. E invece ogni volta si inventano qualcosa, quindi può anche essere che invece io, che sono un po' così negativo sul futuro, invece inventeranno cose spettacolari ancora migliori di adesso, lo speriamo. Eh sì, questo lo speriamo. Va bene, io per le altre domande me le tratterò. Perfetto, Gabriele, me le tengo. Io direi che... Va bene, sai. Sì. Sì, tienile perché... Puoi anche chiedermi di immobile se vuoi, È laziale, te lo dico prima. Meno male. Qualcuno... Infatti questa mattina, come è arrivato, mi ha detto, ecco, noi proprio oggi dobbiamo fare il collegamento, che io ieri ero allo stadio e ora sono con la voce bassa. Succede. Abbiamo lo stesso problema. Va bene, però, Gabriele, allora per questo collegamento... Vedi? Per questo collegamento abbiamo chiuso, ci vediamo fra poco, dove vedremo Augusto all'opera. Bene. Esattamente all'opera. Ta-ta-ta-tan. Ci vediamo fra poco. Ora vi facciamo vedere proprio l'operatività di Augusto, quindi ci farà vedere come ferra un cavallo, come si ferra. Lo potete vedere, qua abbiamo il nostro paziente. Molto paziente. No, molto paziente in tutti i sensi. Augusto se lo sta spupazzando. Ora gli faccio una domanda che mi fa sempre molto ridere. Qual è la tua parte preferita dei cavalli, Augusto? Tutti pensano i piedi. Questa qua. Questa qua, che guarda, questa quando fai... È morbidissima, è uno spettacolo. È la parte più morbida da sbaciucchiare. Augusto ci passa un buon Allora, ma avevi chiesto Partiamo. prima...
da studio come ci aiutano tantissimo le novità. Innanzitutto, guarda, questo non c'era prima. Quando ho iniziato io questo non c'era. Facciamolo vedere. Mamma mia, spettacolare, perché il piede lo appoggi sul cavalletto e puoi lavorarlo dall'esterno. In questo caso sto slacciandogli le scarpe. Internamente già ho provveduto a slacciarle. E dopodiché inizia, diciamo, la ferratura. Anche il carrellino, quando ho iniziato io, non c'era. Mettevamo gli attrezzi per terra sopra un sacco di liuta. Piena fino ai piedi praticamente. E quindi questo è il problema. Quindi a quest'ora tu cosa stai facendo? Sto levando il ferro al cavallo. Abbiamo tolto il ferro, questo è un ferro da corsa. Lui ha corso l'altro giorno con questo ferro qui, che è una racchetta in plastica praticamente. Diamo una pulitina al piede, non ha bisogno di un granché, perché avendo corso pochi giorni fa il piede era stato fatto, però la sostanza è questa. Noi con questo attrezzo, che si chiama coltellaccio o qualcuno lo chiama sciabola, leviamo l'unghia e la parte del piede in eccesso, controlliamo che non ci siano problemi, vale a dire sobbattiture, che sono dei grumi di sangue che spesso stanno in questa parte del piede. Non svuotiamo troppo la suola, perché sennò si indebolisce il piede. Ripeto, il piede è un piede praticamente fatto. L'unica cosa che possiamo fare è dare un po' più di, sempre come si dice in gergo, d'aria, in maniera tale che il piede respira. In tutto questo spieghiamo che loro non sentono nulla. No, no, sì, se no mi mandava... ero già sul muro di cinta. Con la tenaglia da unghie diamo una piccola spuntatina, come che togliamo l'unghia a Elena, per esempio, no? Che ha le unghie lunghe, tu gliele tagli. Esatto. Loro non mettono, hanno fatto in realtà loro, che è il grasso, però noi non metteremo. No, dopo una ferratura di solito si bagnano i piedi. E non si mette il grasso. Con la raspa lo portiamo innanzitutto in piano. Ecco, vedi, ogni tanto troviamo qualche rimasuglio di chiodo. Innanzitutto lo portiamo in piano e poi dopo controlleremo l'appiombo, come dicevamo prima, che sia in asse con il resto della gamba. Da lavoro, da tutti i giorni. Sì, allora lui ha due ferri, in questo caso specifico ha due ferri normalissimi di ferro senza alcuna aggiunta, perché questo cavallo qui ha bisogno che i piedi respirino, e lui va anche al mare, per cui vedi, io metto la gamba in questa maniera e devo far sì che sia in asse, uno e due, eccolo qua. Che è, dicevamo, una cosa importantissima, come se noi avessimo lui in un questo... piede in un modo dentro una scarpa e il piede su un'altra. Lui in questo caso qui ha in questa parte qui un po' di unghia di troppo, io presto provvederò a limarla con la raspa e il cavallo sarà, come puoi vedere, Gabriele, pari. Comunque, quando parlavamo di lavoro, di fatica, lavoro fisico, insomma lui tiene con la sua forza la gamba del cavallo, che molto spesso tra l'altro si appoggiano. Poi parlavamo di millimetri, questo è il goniometro. Ecco, in questo caso questo cavallo ha un'angolazione di 48 gradi, che è un'angolazione giusta per un cavallo da corsa anteriore, diciamo tra i 47 e 49, se no poi diventa sopra i 49 gradi troppo alto il tallone, e sotto i 47 gradi rischia di essere troppo basso. Poi con il calibro, torniamo ai millimetri, andiamo a misurare la lunga. Dai, vedi, il cavallo si muove. Sono 23 gradi fuori e le mosche non ci lasciano stare, giustamente anche loro hanno una pazienza limitata. E qui prendiamo la misura. Ok, io so che è 9,8, me lo segno, perché lui ha la sua misura come tutti i cavalli. Dopodiché andiamo a prendere il ferro. E, che tipo di ferro è, Augusto?
Ferro normalissimo, addirittura questi si usano anche a livello di piedi posteriori. Io glielo metto davanti perché avendo questa qui che si chiama barbetta sulla punta, lui va al mare, il ferro non si sposta, rimane saldo sotto al suo piede. Scusate le spalle, Perché prendo la misura e vi comunque faccio. i cavalli che vanno al mare, Augusto, portano una ferratura diversa dai cavalli che Beh, non lavorano. possono, diciamo, teoricamente puoi portare tutto e vado a prepararlo. Teoricamente Augusto, possono portare tutto, però meno ingombranti possibili, perché al mare il cavallo quando cammina dentro l'acqua fa di questo con i piedi, quindi rischia che con i posteriori si monta sopra gli anteriori e si porti coi ferri. certo. Tu ora cosa stai facendo nello specifico? Adesso stiamo modellando il ferro che deve diventare uguale al piede. Una delle prime cose che ti insegnavano era deve diventare il ferro uguale al piede e non il piede uguale al Uguale al ferro, perché ferro. sennò. Quindi lo stai battendo, E diciamo. lo modelli, vedi, altra cosa della tecnologia che prima non c'era è questo tipo di incudine. Noi conosciamo tutti l'incudine classica, una cosa grossa così di ferro con il corno da una Che parte mi immagino rotondo. pesantissima, tra Sì, ci sono l'altro. da tutti i chili, e il corno quadrato dall'altra. Avevi bisogno ferro e lo modelli. Del genere, io ho tutte le angolazioni qui per allargare o stringere il ferro. Per stringerlo, io lo metto qui, non mi serve niente. Con un colpetto si stringe, è fenomenale. Fai la metà della fatica, ti usuri meno le mani, i polsi, sono tutte cose che a lungo andare troverò grosso carrello Pronto? subito la prima botta. Tu glielo misuri, glielo Sì, calzi. Lo il modello non lo sceglie lui come noi lasciamo quando aperto così, andiamo così lo da Footlocker, scegliamo noi. eh? Però eccolo, sembra che lo faccio per mestiere. Ecco, Augusto, io, mentre lo Bene o fai, male non ti siamo pronti a deconcentrare. inchiodare. Mi senti? Non Sì, ti deconcentrare, però questa è un'altra no, no, domanda che ti volevo assolutamente. fare. È un lavoro che merita e ovviamente ha bisogno di una forte concentrazione. Quindi, quando fai un qualcosa del genere, ci pensi anche al di fuori del lavoro, cioè pensi come organizzarti? Ormai è diventata completamente routine. No, 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 routine proprio per niente. Mia moglie mi prende in giro perché ogni tanto mi vengono in mente delle idee, anche su delle ferrature a qualsiasi ora del giorno e della notte. Mi è capitato di telefonare a qualche mio cliente dicendo: ma quel cavallo stavo pensando, ma se lo ferriamo così, che dici? E capita, capita perché d'altra parte io vivo in mezzo ai cavalli da quando sono nato, per cui. Nonno era il direttore di Villa Gloria e successivamente di Tordivalle. Papà aveva scuderia e poi ha fatto direttore handicapper a Tordivalle, per cui io sono cresciuto con questi splendidi animali e quindi ci penso spessissimo. E quindi c'è anche il rapporto con il cavallo che ora Certo, ci fai non proprio troppo, sennò vedere. poi mia moglie mi caccia di casa. Dico anche il rapporto con l'animale, no? È molto stretto. Ora ci fai proprio vedere come. Oh, scusami, Gabriele, scusami. Sì, io. Prima avete visto, me lo so baciato, ma Elena che mi conosce lo sa. Io spesso, cioè io il cavallo, niente, questo No, non ti auricolare. preoccupare, non ti preoccupare. Io il cavallo proprio me lo pomicio, per dirla tutta. Io se non gioco un attimino col cavallo, Guarda non Gabriele, lo ora ferro. Augusto non ti sente perché non ha l'auricolare. In questo momento sta cominciando a mettere i chiodi, giusto Augusto? Yes. Ok. E poi Elena. Sembra, per chi magari non l'ha mai visto, sembra una cosa cruenta, No, invece in no, no. realtà. Il chiodo, vedi, non sembra un verso. Non so se si vede dalla telecamera, la punta si piega in giù e tu parte della punta dove si piega verso l'esterno perché il chiodo fa di questo e esce. Sì. Eccolo qua. Io poi lo piego e dopo andrò a ribatterlo, come dicevamo prima, ad allacciargli le scarpe. Quindi ci vuole giusto
Ora Augusto ci sta, abbiamo un cavallo paziente, quindi ci sta facendo, sta mostrando per filo e per segno tutto quello che fa. Però credetemi che certe volte devi essere un missile. Un missile, veramente, sì. Va fatto alla velocità della luce e con una precisione chirurgica però. Perché... Ecco, infatti quello che voglio chiedere. Allora, se ti sbagli a mettere il chiodo, anziché andare sull'unghia vai sulla carne e il cavallo, a parte che ti leva il piede, ti tira calci, ma poi cammina zoppo. Hai una domanda, Gabriele? Era, studio? Forse era questa poi la risposta. Cioè, qual è la cosa più delicata a cui bisogna proprio prestare la maggiore attenzione? Quella di dove si mette il chiodo di tutta questa operazione? Chiedeva Gabriele Augusto se la parte più delicata, che richiede più attenzione, è proprio il momento dell'inserimento del chiodo? Allora, secondo me la parte che richiede più attenzione in assoluto è, ma più che la pulizia e la preparazione del piede, è l'appiombo, perché l'appiombo con la raspa, quello che vi ho fatto vedere prima, è fondamentale. Lì se ti sbagli di un millimetro azzoppi un cavallo. E il chiodo, che vi devo dire, io oramai ho talmente tanti anni che per me è... Cioè, questo è veramente routine. Ecco, l'inchiodare un cavallo, mettere i ferri, per me è routine totale. Questa è la cosa più, forse anche più divertente, se si può dire una cosa così di un lavoro. Questa parte qua, ecco, mi diverte proprio farla. Se avesse 1000 chiodi, li metterei tutti a 1000. Cioè, avete visto, comunque, Augusto ha passato la raspa in maniera tra virgolette leggera, perché è adesso ormai un lavoro che fa da una vita, però veramente può, come ha detto lui, può cambiare l'assetto di un cavallo con una raspata di un millimetro. La barbetta la portiamo in maniera tale che non glielo fa spostare all'indietro. E adesso allacciamo le scarpe. Che in gergo ribattiamo quello che dicevo prima. Allora, vedete che c'è un carrellino. Sì, il carrellino è un po' vecchio. Siamo in work in progress, stiamo allestendo del nuovo materiale. Allora Augusto, noi siamo quasi in chiusura, quindi noi ti lasceremo finire il piedino di questo veramente cavallo, di questo buon cavallo pazientissimo, c'è stato, ci ha abituato, aiutato, mi verrebbe da dire. Sì, no, completamente abituati, ma non credere Gabriele, perché lo sai anche tu, sono cavalli che magari sono ferrati da una vita, ma faranno i puledri per tutta la vita, anche quando li ferri. È carattere, lui è veramente un cavallo paziente che ci ha permesso di lavorargli vicino. Ora sai, questa operazione è questa è quella che appunto ribatti il chiodo, quindi tu lo pieghi, fai una piccola asola e ce lo pieghi dentro, così quando tu passi qui non senti nulla, e poi lo perfezioni con la lima in maniera tale che è proprio liscio, e qualsiasi cosa succede il cavallo non si fa male. Quindi siamo praticamente alla rifinitura. Alla finale. Rifinitura, questa è veramente la rifinitura. No, e questo ragazzi, qua in realtà... non è il lavoro finito, adesso poi lo farò dall'altra parte. Noi ringraziamo il nostro paziente, ringraziamo mille volte Augusto. Grazie a voi. Della pazienza, della disponibilità.